Enzo Iacchetti, Libera Nos Domine. Come mai questo titolo? Da dove arriva? Ma arriva da una canzone di Francesco Guccini, che comunque, anche se è un cantautore, sembra che abbia fatto solo canzoni, ma negli spettacoli dal vivo usava la tecnica del teatro canzone, perché raccontava, faceva i suoi racconti, poi partiva il pezzo, poi faceva altri racconti. È una canzone però che lui non ha mai fatto dal vivo, Libera Nos Domine, perché dentro c'è un coro gregoriano che non avrebbe potuto portare in giro, perché c'è 30 persone appresso, sono un po' dispendiosi. L'ha messa in un disco. Io non sapevo che titolo dare a questo spettacolo, perché è pieno di dubbi, di cose brutte che succedono, di questa decadenza dell'uomo più che del mondo, proprio dell'uomo. E allora Libera, alla fine dico, caspita, ho risentito i pezzi di tanti cantautori che stimo, e purtroppo non ce ne sono più, l'unico vivente è lui, è Francesco, e quando ho dovuto dare il titolo ho detto liberaci Signore da tutti questi guai, cioè, ma soprattutto vieni, fatti vedere, perché stiamo rotolando verso chissà cosa, ma non sicuramente verso una bella situazione. Questo è il senso un po' del titolo e dello spettacolo. Poi nello spettacolo affronto diversi temi, che sono internet, il web, questo progresso velocissimo, troppo veloce, questo amore che ci si lascia col messaggino, l'amicizia, che secondo me è forse ancora più importante dell'amore, perché quando non c'è il sesso c'è più fedeltà, c'è più come dirti, piacere di incontrare una persona, perché sai che non ti tradisce. Poi affronto il problema dell'immigrazione, sempre non tra il serio e il faceto. Alcuni monologhi fanno ridere, altri sono molto duri, soprattutto quando mi cala una prigione, un inferno dalla testa, e io dico tu non ci sei, perché se tu ci fossi tutte queste cose non potrebbero succedere. Ecco, ma qual è il tuo rapporto con Dio, quindi? È questo, molti mi dicono, però tratti male Dio. No, dico, io siccome gli sto parlando, evidentemente ci credo, ma non parlerei mai con uno che non esiste, no? Io lo provoco durante lo spettacolo, e lui alla fine dello spettacolo lo costringo a scendere. E lui viene, si accorge degli errori che io gli imputo in modo anche simpatico, e si mette a fare dei conti con una vecchia calcolatrice. Io gli faccio vedere il telefonino e gli dico guarda che qui basta fare l'applicazione, trova l'errore, te la trova lui, e lui si stupisce di questa invenzione, no? Perché è rimasto ai vecchi miracoli. E poi il finale non te lo racconto, ma io lo accuso che tutti questi disastri che colpiscono soprattutto la povera gente è lì dove lui deve intervenire, deve intervenire sull'uomo cattivo. È stato distratto quando ha costruito l'uomo, perché ora è diventato stolto, no? In tutte le parti di se stesso, fa le guerre. Non aveva previsto le cose più facili. Io ho trovato dei preti che mi hanno abbracciato per questo finale. Poi ho trovato delle persone che mi hanno detto non ci avevo pensato. Altre che hanno detto vabbè, tu sei un miscredente, hai parlato male di Dio. Però pochissimi. Molti invece si fanno le stesse domande in tanti. Ho fatto riassunto proprio come le canzoni bonsai. No, poi sapevo che ti piacciono, so che ti piacciono, ti dico che siccome dopo lo spettacolo c'è sempre grandi applausi,
si riapre il sipario, io esco con la chitarra. Fantastico. E faccio una serie di canzoncine bonsai, senza dire nulla, che sono proprio il ricordo della mia partenza verso una carriera voluta, perché lo 20 anni di gavetta, però a Costanzo avevo già 40 anni, 39 anni, per cui era la mia ultima chance. E non posso dimenticarla, anche se questo show è pieno di sorprese anche grafiche. Che ti sono costate parecchio, tra l'altro. Mamma mia, guarda. Proiezioni tridimensionali. Io viaggio con 4 proiettori, 2 davanti, 2 dietro, e non tutti i teatri possono accogliere la profondità, eccetera. E poi con questo cilindro che ogni volta che io vado in crisi mi sento all'inferno, o tradito dalla moglie, scende sto cilindro e io mi sento imprigionato. Sono le luci molto belle di Tiberi, che è il datore luci della Scala di Milano, che il mio carone me le ha fatte gratis, per fortuna, almeno il disegno luci non l'ho pagato. Ma il teatro canzone pensi sia ancora un genere attuale che possa portare pubblico a teatro, e soprattutto in che modo potrebbe coinvolgere i più giovani a venire a teatro? Ma sai, il teatro canzone vive da secoli, non è che l'ha inventato Gaber o Iannacci, l'hanno inventato i greci, i romani in antichità, quando prima declamavano poesie o pezzi di filosofia, e poi le arpe che suonavano. Cioè, il teatro canzone viene dalla Francia di 150 anni fa, poi viene la Gaber, poi tutti lo fanno. Basta avere una chitarra e delle cose da raccontare, anche se ti metti in un posto rumoroso come questo e riesci a zittire le persone, tu stai facendo teatro canzone, perché racconti l'attualità, quello che pensi, e poi chiudi l'argomento con una canzone, o che sia col piano, o che sia con la chitarra, o anche con l'armonica a bocca. No. Ma quindi sei soddisfatto di essere arrivato ad un punto della tua carriera dove ti puoi permettere di portare in scena quello che ti piace? Primo, perché nessuno mi ha mai fatto cantare, ed è la mia passione, conosco la musica fin da bimbo, suonavo tantissimi strumenti, poi ho lasciato perché non ho più tempo di avere gruppi, band, eccetera. Però io suonavo la batteria, pianoforte, chitarra, clarinetto, sassofono, flauto traverso e poi altre cazzatine. Però nel teatro canzone puoi dire quello che vuoi. Alla mia età posso dire quello che voglio. Voglio cantare, canto. Se ho e mi produco. Perché se ho un produttore che paga, comincia a dirmi: ma io questa canzone la toglierei, io questa canzone quasi quasi non la farei, ma perché canti? E invece la gente esce dai teatri, mi fa i complimenti, mi dice: ma che bella voce che ha lei. Ma poi te lo ricordi, ma anche da Costanzo io, cioè, cantavo canzoncine che duravano 30 secondi, però si sentiva che uno aveva una voce per cantare anche cose serie, altre cose. E quindi sono infelice di essere così vecchio, ma felice di poter fare sul palco e dire quello che penso. E per chiudere, ti è rimasto però un sogno nel cassetto che speri di riuscire a realizzare in questi ultimi 50 anni della tua carriera? Non so, sei stato molto carino, ma non saranno 50. E purtroppo io ho un grande dolore, che non credo si lenirà, che è il cinema. Cinema non sono mai riuscito, sì, ne ho fatti parecchi, piccole parti, camei con Sergio Rubini, anche con registi. Ah, Enzino, una particina per te, no, ma non te lo dico neanche perché è troppo piccola. Io dicevo no, pur di venire, mettere un piedino. Ah, ma che bravo, come reciti me. Il cinema mi sta lontano, non so perché, non lo so. E devo dirti anche
che quelle poche fiction che ho fatto per la televisione un po' mi annoiavano, perché per fare una scena di 3 minuti bisognava stare lì mezza giornata, e io in teatro in mezza giornata monto 25 pagine di copione. E grande differenza. E quindi qual è un ruolo che vorresti fare al cinema, o perlomeno una tipologia? Ormai alla mia età non è le physique du rôle da nonno, quindi non ancora, ma non è neanche da padre giovane. Potrei fare sì, lo zio, oppure il padre di un trentenne. Mio figlio ha 31 anni. O se no, ancora meglio, potrei fare il regista. Ah, vedi? È una cosa che farò da vecchio. Mi piace molto pensare di portare agli altri la tua esperienza dopo tanti anni che fai questo mestiere. Beh, perfetto, allora ti auguriamo di riuscire a realizzare questo desiderio, in bocca al lupo anche per lo spettacolo. Speriamo che vomiti, perché far morire tutti questi lupi poi andranno in estinzione, poverini. Ti ringrazio e spero che la tua intervista mi porti un sacco di gente. Dal 5 al 17 marzo qui alla San Alberto. Perfetto, grazie. Ciao.